fondamentalmente vedendo un video che mi hanno dedicato pochi giorni fa su Facebook, io oggi lo condivido con voi, parla dei pazzi. Chi sono i pazzi? Coloro ragionano in maniera opposta alla massa. Tutte le volte che ognuno di voi dirà qualcosa di diverso rispetto agli altri, verrete etichettati come pazzi. Anche Mariano Ventimiglia, stasera è decennale, mi ricordi da bambino, non è un poco particolare. Giovan Battista Nicolosi nel 1600, io neanche lo conoscevo. Io fino a pochi anni fa, pur essendo paternese, non sapevo chi era Giovan Battista Nicolosi. Stasera vi parlerò un po' di lui. Vediamo questo video che dura qualche, forse un minuto. Questo film lo dedichiamo ai folli, agli anticonformisti, ai ribelli, ai piantagrani, a tutti coloro che vedono le cose in modo diverso. Costoro non amano le regole, specie i regolamenti, e non hanno alcun rispetto per lo status quo. Potete citarli, essere in disaccordo con loro. Potete glorificarli o denigrarli, ma l'unica cosa che non potrete mai fare è ignorarli. Perché riescono a cambiare le cose, perché fanno progredire l'umanità. E mentre qualcuno potrebbe definirli folli, noi ne vediamo il genio. Perché solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo, lo cambiano davvero. Io mi parlerò nel mio secondo intervento dell'intestino come madre di molte patologie. Questo è un grafico che mi fu spiegato nel 2010 da un professore, direttore dell'Accademia Internazionale di Nutrizione Clinica, Santo Chiamare. L'intestino madre di molte patologie. Le nostre nonne lo sapevano già. La scienza sembra che se ne sia accorta adesso, nel 2014-2015. Addirittura ho saputo che pochi giorni fa è stato fatto un convegno di neuroscienze a Giardini Naxos, si chiamava psicobiota, cioè di come curando la salute microbica migliora anche il nostro umore. Peppino Fornasta se l'abbiamo ascoltato, siamo qui per il memorial Mariano Ventimiglia e Giovan Battista Nicolosi. Perché sono molto affezionato a Giovan Battista Nicolosi? Lui era paternese, era un prete, ma dovette andare via da Paternò, perché lo considerava uno strano, una persona che aveva una cultura non comune per il suo tempo, e dovette emigrare e andò a Roma. Poi a Roma fu molto stimato, fu molto apprezzato anche dalla Chiesa, dovette però ritrattare quando ci fu la disputa contro Galileo, anche se lui lo considerava un grande maestro. Quindi l'Inquisizione colpì anche Giovan Battista Nicolosi, quindi diciamo che ha avuto problemi a Paternò, ma anche a Roma ha avuto dei problemi. E poi pubblicò la teoria sul globo terrestre, lavorò per la realizzazione dei paralleli, dei meridiani, quindi fu un grande scienziato dell'epoca. E ci lasciò questa poesia per noi paternesi. Io devo dire che siamo nel 2015, probabilmente non è cambiato nulla a Paternò. Cosa dicevo di Paternò nel 1600? In gratissima patria, Embio di Zetto, di gente iniqua, scelerata e dura, più di caparto e pindare di etto, una merda e fuglio di Dio si muda. Di Dia chi grazie e chi favore aspetto, se non miseria e tradimento ognuno, ma la naga mi dà stette io letto, pessima mi darà la sepoltura. Perché sono molto legato a lui? Perché tempo fa, parlo di circa 10 anni fa probabilmente, un signore mi disse, io ero convinto che lei prima o poi da Paternò se n'è andato. Tu perché? Ma perché lei viene a parlare di medicina naturale a Paternò? Eravamo nel 1999 quando inizia la naturale a Paternò. In un paese dove tutti sono innamorati del farmaco, dove, come abbiamo visto nel video, un medico più farmaci prescrive più è bravo. Quindi sicuramente io ero nel posto sbagliato nel 1999. E poi questo signore torna a distanza di anni e mi fa, lei è più pazzo di Giovan Battista Nicolosi, perché lui se ne andò buttando una pietra. Si racconta che lui uscì dalle mura di Paternò, perché questa zona era circondata dalle mura, andò nella zona verso dove adesso c'è la stazione, buttando la pietra disse pullami foste tomba mai, e se ne andò. Io invece sono ancora qui, siamo nel 2015, ancora non mollo, anche se ogni tanto così ci penso. In effetti, perché ho qualcosa in comune con Giovan Battista Nicolosi? Probabilmente a parte la follia, la pazzia. Io faccio la mia prima conferenza nel marzo 2012 per volere di un prete. Lui era prete. Prima di allora non avevo mai fatto conferenze, non avevo voglia di espormi in pubblico, anzi mi rifiutavo.
Questo prete ha dovuto insistere forse anche più di un anno per convincermi a parlare in pubblico. Addirittura una volta mi portò i ragazzi del catechismo all'interno del mio studio. Dopo questa prima esperienza, praticamente, con Padre Salvo, poi tramite Giulia Rillo, che è un medico legale, che nella commissione alla Camera, la commissione della sanità, ho avuto modo di fare una conferenza a Catania, una platea più ampia. Poi mi vide Loredana Lupo, tramite Paolo Ficarra, il dottor Paolo Ficarra che è qui, abbiamo fatto una conferenza a Siracusa, in quell'occasione c'era l'onorevole Giuseppe Labate, dopodiché sono andato a finire a Roma, quindi da Paternò a Roma ci sono arrivato. Ora non so se è rimasto a Paternò o a Trompia, non lo so, ma penso che è rimasto. A Roma è stata fatta una conferenza nel 2014 dal titolo Obesità solo pandemia, dove esce un comunicato stampa all'ANSA, dichiarato dal professore Nicolò Antonio Durazzo, che in Italia si spendono 23 miliardi di euro per patologie legate alla scorretta alimentazione, all'obesità. Questa è la conferenza che è stata fatta a Roma, è stata a Tarella. Che io sono folle, forse lo ammetto, lo dice anche Nino Carlo Battistini. Chi è Nino Carlo Battistini? È il responsabile degli atenei di nutrizione italiana, ne abbiamo solamente 7. In Italia specializziamo soltanto 25 medici ogni anno in scienze dell'alimentazione, sono veramente pochi, in Sicilia uno, a Palermo. Qui c'è anche il dottore Torrisi, eravamo a Cerami, quello per me fu una grande occasione perché il mio professore si scomodò prendendo l'aereo e mi venne a trovare qui in Sicilia. Vi consiglio di andare a vedere il video. Il professore Nino Carlo Battistini in quell'occasione lancia un allarme. Dice: assurdo che in Italia laureiamo medici, farmacisti, sanitari che non hanno fatto una sola ora in nutrizione. Oggi noi vedremo quanto è importante la nutrizione per la nostra salute. Questo che vediamo è il dottor Giuseppe Tango, lo considero uno dei miei maestri con cui sono più legato, anche il dottore Torrisi è legato a lui, infatti a novembre lo andremo a trovare, probabilmente festeggeremo il suo ingresso come primario, perché il professore Marcelli da pochi giorni è andato in pensione. Loro lavorano a San Giovanni, si occupano di nutrizione, e lui è uscito con questo libro che consiglio a tutti di leggere, Come mangiano i leoni. Come mangiano i leoni? Dottore Tando in questo libro dice: io non voglio dire alle persone cosa mangiare o come mangiare, ma vorrei più che imparassero come vivere, saper vivere, come ha fatto Peppino Barnà, che ha 91 anni, come diceva il dottore Torrisi, lui sicuramente ha voglia di vivere, per questo è ancora qui con noi. Io vivo a Ragalma, il sindaco di Ragalma, vi confesso, neanche lo conoscevo, e lui a un certo punto decise, appena mi incontra, di fare delle manifestazioni con Ragalma, città della salute. Sono a Paternò da 15 anni, il sindaco di Paternò ancora lo aspetto da 3 anni per organizzare una manifestazione, stasera non è neanche venuto qui, lo aspettavamo. C'è una grande differenza tra le amministrazioni di Paternò e Ragalma, e mi dispiace veramente per noi paternesi. Ogni tanto perdo le staffe e non mi controllo, infatti Battistini mi definisce ribelle, mascalzone, professor Dorazzo è nevrotico, è terreno, mi dice sempre sposa, dice no, non cambierai mai, il professore Furtner mi dice sono un guerriero indiano, Rando mi dice anche lui, molti pensano che sia un indiano, io dovrò tagliare i capelli, sicuramente, Marinella Fiume con la quale abbiamo fatto alcune conferenze dice che certe volte sono anche feroce, e mi ha gridato spesso durante le conferenze che ho fatto in giro per la Sicilia, che quando parlo di malattia e salute si avvicina il sindaco medico, perché spesso sono medici, anche se il popolo aveva detto che l'arte medica si è affrancata da politica e religione, mi dicono, dici quello che io penso, ma sai, non mi posso esporre. Oggi non è facile esporsi, anzi, è più facile fregare una persona che educarla, è più facile la medicina allopatica che la medicina omeopatica o la medicina, la nutrizione clinica. La gente vuole bugie rassicurante, non vuole fare più nulla, non vuole cambiare neanche la marca del latte, non vuole cambiare nulla, cerca le cose che sono state in discesa. Poi come va a finire anche perché molti sono fatalisti, lo ha detto il dottore Torrisi. Per alcuni la malattia è una sfortuna, la salute è una fortuna. Cosa diceva Gustavo Le Bon? Le masse non hanno mai avuto voglia e sete di sapere o di verità. Chi può fornire loro illusione diviene facilmente il loro comandante. Chi tenta di distruggere la loro illusione è sempre la loro vittima. Il paradosso qual è? L'ho vissuto spesso, che quando cerchi di aiutare una persona da qualcosa che probabilmente gli farà male, non solo ti devi scontrare contro chi lo ha indotto a comportarsi in quel modo, ma con le persone stesse. E la cosa assurda qual è? Che esistono centinaia di esseri umani che, abbindolati dai mezzi di comunicazione, questa è una frase del fine 800 e inizio 900,
E immaginate oggi quanto danno ci ha fatto la comunicazione e la stampa, darebbero la vita per gli stessi uomini che distruggono la generazione. Come se non riusciamo a capirlo. Perché io oggi sono qui? Vi confesso che più volte mi chiedo se devo andare avanti o meno. Paolo Guarnaccia, che mi ha regalato, il professor Paolo Guarnaccia, che mi ha regalato questa slide, mi dice: Riccardo, abbiamo tu, io, gli altri che abbiamo il dono e il privilegio di aver studiato, di aver aperto gli occhi, abbiamo il dovere dell'informazione. Il professore Furna, che ha 75 anni, oggi non è potuto venire, presidente dell'AIAB Sicilia, negli anni 70 aveva già scritto a Torino, alla facoltà di Torino, i quaderni di controinformazione alimentare. Quindi a Torino c'era un gruppo di professori universitari legati alla facoltà di agraria e quello anche di medicina, che avevano capito già l'inganno del cibo industriale. E il professore Furna non fa altro che dirmi: Riccardo, noi dobbiamo andare avanti, perché se non lottiamo abbiamo perso in partenza. Comunque ricordati che stiamo mettendo un seme di cui non vedremo mai i frutti. Io ho paura forse che non vedrò neanche la pianta che potrebbe fare i frutti, ma andiamo avanti. Torrisi oggi è stato qui, lo ringrazio che è stato qui, anch'io sono onorato di averlo avuto qui stasera. Lui questo l'ha scritta pochi giorni fa sulla mia bacheca, perché intanto io perdo le staffe e ho paura che stasera facesse un intervento un po' fuori controllo. E lui dice: non condivido con lui le critiche ai medici, in quanto non mi permetto di insegnare e riprendere i miei colleghi, ma piuttosto cerco di impegnarmi ad esercitare la professione medica integrando i principi della medicina allopatica, i principi che derivano dalla medicina osteopatica, omeopatica e psicocomportamentale. Diciamo che lui è un moderato, io forse lo sono un po' meno, però tutto sommato riusciamo anche a collaborare. Questo è un artista spagnolo che ha fatto dei dipinti che poi sono stati commentati. Stiamo mangiando cibo industriale. Il cibo che noi stiamo mangiando, soprattutto grazie alla crisi economica, spesso è a basso costo ma di bassissima qualità. Se andiamo a vedere una diapositiva dell'OMS e del Ministero Italiano della Salute, vediamo che solo il 2% della popolazione mondiale ha una nutrizione ottimale, il 60% soffre di carenze nutrizionali, e in Italia, come siamo messi, il 90% della popolazione ha carenze nutrizionali. Quindi stiamo mangiando un cibo che non contiene più niente come nutrienti. Chi ci dà da mangiare sono le multinazionali. Come diceva il dottore Torrisi, cos'è che ci può fare male? Solo una cosa che ci arriva dall'esterno. Noi stiamo mangiando cibo che il nostro corpo non conosce. Domenica scorsa sono stato in conferenza a Gramsci, era con me presente Nello Plangiforti, ricercatore della stazione di granicoltura di Caltagirone. Lui in un video, fatto in un diapositiva, ha dimostrato che noi per 10.000 anni, perché 10.000 anni fa abbiamo iniziato a coltivare il grano di picco, abbiamo mangiato quel grano. Dagli anni 50 in poi invece abbiamo mangiato un grano che non esisteva, che ci siamo inventati noi uomini, non era OGM. Come abbiamo fatto a modificare il grano? Negli anni 50 degli scienziati, e mi fu raccontato da un fisico nucleare che oggi non è più con noi, ho avuto la fortuna di conoscerlo in vita, mi ha confessato che negli anni 50 un gruppo di scienziati, di geni, perché poi come diceva Einstein, nessun topo costruirebbe la trappola per topi. E sempre Einstein diceva: il giorno in cui l'uomo si innamorerà della scienza avrà finito forse di vivere. Vicino a Frosinone, in un centro di ricerca, venne radiato il grano con i raggi X e raggi gamma, perché questi scienziati avevano osservato tramite altri studiosi americani che a Hiroshima e Nagasaki, dopo le bombe nucleari, si erano modificati i vegetali. Dice: noi lo facciamo qui con raggi X e raggi gamma. Cioè immaginatevi cosa è venuto fuori e cosa stiamo mangiando e perché di alcune patologie. Franco Berrino, che è molto più talebano di me, l'ex direttore dell'Istituto Umor di Milano, spesso viene chiamato in televisione, ultimamente anche in un gruppo che si chiama La Fucina, se non ricordo male, il Movimento 5 Stelle, che fa parecchi interventi, dice: mangiamo merda tutti i giorni. Dice: la mangiamo grazie al fatto che in televisione ce la fanno vedere, gli strumenti di informazione ci dicono che fa bene, comunque non fa male. Questa è la realtà. Stiamo mangiando cibo industriale, ci stiamo imbottendo di farmaci. In America è stato riconosciuto che muoiono più persone per effetti collaterali da farmaci correttamente prescritti, non perché sono stati scritti per errore, che per incidenti autostradali, automobilisti. Sono stati trovati 62 milioni di certificati di morte dagli anni 76 in poi che possono essere imputabili a prescrizione di farmaci. Poi arriva la censura. In tutti i paesi moderni, industrializzati, apparentemente democratici, esiste la censura. In Italia la censura è molto organizzata. Io nel 2001 ho subito una forma di censura con la scusa che era stato fatto un errore sulle 7 pagine gialle, avevano scritto farmacia
invece che farmacista, sono arrivato all'ordine dei farmacisti, dove poi mi hanno invitato a non dire, a non rilasciare più dichiarazioni perché erano usciti due articoli sul giornale, dove ho dichiarato che mi stavo occupando di patologie ematiche e non lo potevo dire, e mi consigliarono anche di non rilasciare fogli dove io spiegavo a cosa servissero i prodotti. Se ci avete fatto caso, nei prodotti fitoterapici non c'è il bugiardino, anzi oggi si mette qualcosa, ma è vietato dire che quel prodotto possa aiutarti a stare meglio, non si deve dire per legge. Se vi ricordate, qui siamo alle Ciminiere, una conferenza che abbiamo fatto l'anno scorso con il professore Quarnaccia, con Andrea Rodato di Antenna Sicilia. Luigi Di Bella, se vi ricordate, fu massacrato, fu attaccato pesantemente dalla comunità scientifica, ci lasciò una frase che mi colpisce parecchio. L'Italia è un paese ammalato di disinformazione. La disinformazione ha una capacità criminale inimmaginabile. Pensate che l'Italia, da uno studio, è stato visto che sia circa il 77° posto per quanto riguarda la libertà di informazione. Allora non siamo un paese democratico, in Italia c'è qualcosa che non va. Però guardate qui, siamo il paese più corrotto d'Europa. Quindi su qualcosa siamo ai primi posti a livello. Sempre Luigi Di Bella, nella sua casa fu trovata questa, era in ceramica, i medici usano medicine di cui sanno poco per guarire malattie di cui sanno meno, su esseri umani di cui non sanno nulla. Questa è una vignetta in ceramica della direzione del professor Luigi Di Bella. So che era un professore di fisiologia, mi hanno raccontato cose strane. Io ho conosciuto malati che sono stati seguiti da Luigi Di Bella, lui lavorava fino alle 4 di mattina e alle 8 andava all'università. Addirittura non so se è vero, ma mi hanno raccontato questo, non voleva neanche soldi. Un malato mi disse: dottore, alle 2 di notte e lui tranquillamente stare con noi, io ho dovuto lanciare i soldi nel tavolo e me ne sono scappato, perché sennò me li avrebbe rimessi in mano. Questo è Luigi Di Bella, di lingua grossa. In effetti la frase di Luigi Di Bella del 1840, poi lui l'ha modificata, che era di Vittorio Hugo. Quindi già nel 1840 si era capito che c'era qualcosa che non andava. Questa diapositiva mi fu regalata dal professor Nicolato D'Orazio durante un convegno di oncologia che fu fatto all'ospedale di Etna nel 2012. Se vedete, fino a stamattina stanno uscendo comunicati stampa che il cancro viene per il tabacco, per l'alcol, ma di alimentazione non se ne parla. La terza causa non mi ricordo che cos'era, ma comunque cercano di sviarci. Invece da questa diapositiva del 2004 viene fuori che l'alimentazione ha un ruolo cruciale per quanto riguarda alcune forme tumorali. E questo è un grafico sempre del 2004, dove ci dice che come punto di partenza per una forma tumorale c'è l'alimentazione, un'infiammazione, un'infezione. Ma questa diapositiva che vediamo qui, lo volete sapere che cos'è? È quello che aveva detto Di Bella. Di Bella usava gli omega 3 che blocco l'NFKB, usava i retinoidi. Cioè, questo è il grafico che è stato pubblicato in America, ma non è altro che quello che faceva Di Bella. Adesso gli omega 3 si sono accorti da poco che fanno bene anche per modificare le cellule staminali malate delle persone leucemiche. In America hanno riconosciuto sul New York Times che usando omega 3 antiossidanti e sostanze fitochimiche si può prevenire il cancro. Io nel 2008 ho iniziato a usare omega 3, omega 6 al quaterno sulle persone obese, mi hanno preso per pazzo. Dice: non ci andate che è esaurito, perché l'omega 3 si usa per il colesterolo, si usa per i trigliceridi. Cioè, vi rendete conto, siamo nel 2015, siete nel 2008, io vero, non è cambiato nulla. E poi c'è sempre Berrino, che quando parla sicuramente si fa sentire, dice: un malato è un cliente delle case farmaceutiche, non deve guarire del tutto. Qual è la cosa che oggi preoccupa tutto? La malattia oncologica, che ogni giorno muore di cancro 20.000 persone, ogni anno 8 milioni, circa 500 milioni sono gli americani che muoiono ogni anno, 150.000 gli italiani che muoiono ogni anno. I dati sono arrotondati per difetto. Io ho fatto delle conferenze con Giuseppe Carruba dell'Irimet di Palermo, e cosa viene fuori? Che eravamo a 1 su 20, poi siamo arrivati a 1 su 16, negli anni 40, 1 su 10 e poi improvvisamente siamo arrivati a 1 a 3. Entro 10 anni, se continuiamo così, arriveremo a 1 su 2. Ma l'allarme detto dal dottore Giuseppe Carruba, che è un oncologo, in effetti non è la malattia oncologica, ma stiamo diventando sterili. In questo momento il 50% delle donne sono infertili, gravi danni al sistema nervoso. È stato scoperto che noi ingeriamo sostanze che hanno una zona che agiscono sui neurotrofini cerebrali, quindi danni cerebrali, sui recettori cerebrali. Anche Veronesi,
che probabilmente avrà qualche scheletro in passato, adesso ultimamente ha dichiarato: siamo all'umore oggi, prima volta 1 su 30, 1 su 3, tra qualche anno ci ammaleremo tutti. Questa è la sconvolgente previsione di un oncologo d'eccezione. Ecco perché e come evitare tutto ciò. Quindi c'è un'alleanza tra il mondo dell'informazione e la battaglia contro il cancro. Non si capisce perché in Italia non si riesce a parlare di certe cose o comunque ci sviano dalla verità. Anche la LILT, che è la Lega Italiana Lotta ai Tumori, ha adottato la dieta mediterranea. In Italia si fa di tutto tranne che la dieta mediterranea, dieta iperproteica, dieta senza carboidrati, adesso facciamo la dieta degli astronauti con i sostituti del pasto, la gente neanche mangia più. Cosa diceva Shelton? Lui era del 1895-1885, dice: un popolo in buona salute manderebbe in frantumi l'industria farmaceutica. William Osler, capisci, una volta mi spiego come, William Osler, il nome di Osler, non era un medico qualsiasi, considerato il padre della medicina americana, diceva: prenditi farmaci che dovrei curare 2 volte. Io ogni giorno nel mio studio, fino a stamattina o ieri, capita che devo fare 2 cure. Una per gli effetti collaterali del farmaco, l'altra volta mi viene una signora con il fuoco di Sant'Antonio che da 12 mesi, forse anche di più, prendeva farmaci, gli hanno dato un anticonvulsivante, un antiepilettico, perché col fuoco di Sant'Antonio purtroppo spesso si hanno problemi al sistema nervoso, aveva la nefrite. Gli hanno detto di fare anche terapia, di andare a fare la fisioterapia, se non che la figlia viene da me, il padre lo racconta al medico curante, il medico curante si fa una risata: ah, da quel pazzo state andando. Per giunta avevo consigliato alla figlia di fargli fare una cura con i piselli. Ultimamente mi sono incuriosito sulla medicina che facevano i medici dei legionari e dei gladiatori. La parola erpein dal latino significa subito lo strisciante. I legionari che erano in movimento avevano necessità di stare bene in fretta, si facevano le polentine di piselli e mangiavano piselli, perché nei piselli è presente un aminoacido che si chiama lisina. La lisina è un potente antivirale. Perché oggi tutta l'esplosione di patologie? Quello che mangiamo oggi è stato impoverito. La lisina ne è molto presente soprattutto nella frutta matura. Grazie all'anticascola che viene spruzzato nei vegetali viene bloccata praticamente la lisina, perché la lisina è un aminoacido che permette praticamente al frutto di staccarsi dall'albero. Quindi stiamo mangiando cibo senza lisina, piselli, legumi, ne mangiamo poco. Comunque la signora dopo 4 giorni e mezzo sta bene. Il medico non scherza più, addirittura il fisioterapista che doveva fargli delle terapie, non sa che cosa, chiede al signore: voglio vedere cosa gli ha dato legato. Ho detto: no, non lo faccio vedere, aspettano a studiare e poi lo capiranno. La signora viene in studio da me e vengo a scoprire, perché io neanche l'avevo vista, che la signora prende metformina e altri farmaci. La metformina, lo dovrebbero sapere tutti i medici, riduce l'assorbimento delle vitamine B. Voi immaginate una persona affetta da herpes, fuoco di Sant'Antonio, herpes 2, che ha una nefrite e contemporaneamente adesso gli sto dovendo fare la cura per i danni dei farmaci, gli sto dovendo dare il gruppo di vitamine B, gli sto dovendo dare l'acetilcarnitina per evitare l'infiammazione dei nervi. Probabilmente starà meglio, anzi stamattina mi ha chiamato la signora, mi sento più energico, adesso mi riesco a camminare. The China Study è uscito un po' di anni fa, mi fu consigliato da un medico della mutua di Belfasto, mi disse: tu ti occupi di alimentazione, è interessante quello che stai facendo, leggi di questo libro. Cosa dice Thomas Campbell, che è uno scienziato? Se l'alimentazione fosse un tema maggiormente compreso e se la prevenzione e le cure naturali fossero più accettate dalla comunità medica, non ci troveremmo a riversare nei nostri corpi una tale quantità di farmaci tossici e potenzialmente letali nella fase più avanzata della malattia. Non cercheremo freneticamente nuovi medicinali che alleviano i sintomi, ma spesso non fanno nulla per contrastare le cause fondamentali delle nostre patologie. Non spenderemo il nostro denaro per realizzare, brevettare e commercializzare farmaci miracolosi, tra parentesi, che spesso causano problemi di salute addizionali. L'attuale sistema non è stato all'altezza delle sue promesse. È tempo di cambiare il nostro modo di pensare, di acquisire una prospettiva più ampia sulla salute che comprenda una corretta concezione e un corretto impiego di un'alimentazione sana. E poi dice: ops, non era questo che volevamo. Da uno studio fatto pubblicato su una rivista internazionale di medicina, JAMA, Barbara Sterling, di cosa pubblica? Che da studi fatti negli ospedali americani risulta la prima morte cardiopatia, la seconda il cancro, la terza l'assistenza sanitaria.
Chissà se usciranno i dati italiani o regionali siciliani, qui abbiamo il vicepresidente della Commissione Regionale Sanitaria, che cosa verrebbe fuori, ma questi dati non usciranno mai. E addirittura si vede che si muore per interventi chirurgici inutili, per errori prevedibili ospedalieri, infezioni, effetti avversi da farmaci, se vedete, al primo posto, 106.000 persone. Un altro studio, sempre americano, che è stato fatto da varie indagini negli ultimi 10 anni, vede fuori che su 780.000 persone decedute, circa 300.000 sempre per reazioni da farmaci, sia in ospedale che farmaci da persone che sono a casa. Come diceva il dottore Torrisi, la malattia è un incrocio. C'è una parte tossica, la pelle, ciò che mi viene a contatto con la pelle, ciò che respiro, ciò che mangio, il sistema nervoso, il sistema immunitario, le infezioni. Questo grafico mi fu presentato nel 2010 a Roma, vi confesso che io ebbi un trauma perché avevo la formazione universitaria, 41,38 fa 79, il 79% delle patologie legate all'alimentazione. Andrea Chiselli lavorava all'Inaran, l'Inaran era stato creato negli anni 20, secondo il signore Pino Baldà sarò orgoglioso, Mussolini l'aveva creato. Al Ministero dell'Agricoltura, a Pianterreno, c'era l'istituto che era l'Istituto Nazionale di Ricerca Alimenti e Nutrizione. Cioè nel periodo del fascismo si aveva la consapevolezza che l'alimentazione era importante per avere un popolo sano, un popolo forte. Durante il ministro Monti si decide di chiudere l'Inaran tramite il ministro Catania. Gli dava fastidio, non si sa. Così come in Italia non esistono dal 2002 una banca dati su quanti obesi abbiamo, su quante patologie. Hanno fatto sparire tutto perché non si deve sapere. Perché come diceva Monti all'epoca, in Italia la sanità va bene, perché ci sono tanti malati e nessuno ne parla. Nel 2012 le Nazioni Unite dichiarano che 35 milioni di persone morte, l'80% delle morte delle paesi industrializzati, cardiopatia, tumori, diabete. E a questo punto mi faccio una domanda. Paghiamo i medici per curare i sintomi e le malattie, quando potremmo pagare i contadini per mantenerci in salute. Qui siamo in un paese agricolo, Paternò, era un paese florido, era un paese ricco fino agli anni, credo, 60-70, e adesso un paese distrutto, che potremmo essere ricchi, perché se la persona avesse la consapevolezza di un'alimentazione sana, ha voglia che Paternò sarebbe ricco. Chi lo sapeva che l'alimentazione è importante? 2500 anni fa lo sapeva il padre della medicina, Ippocrate, quando diceva che non conosce il cibo non può capire le malattie dell'uomo. Lo sapeva il medico di un faraone egiziano, quando diceva un quarto di quello che mangiano serve a loro, tre quarti danno da vivere a noi medici. Lo sapeva Paracelso nel 1500. E perché Paracelso fu allontanato dall'insegnamento universitario? Lui era un prete, lui era contro l'insegnamento della cura del sintomo. Come diceva il dottore Torrisi, va curato il malato, la persona, no la malattia e il sintomo. Pensate a questa frase del 1500, ed è grave che ancora oggi si fa ciò che lui aveva detto nel 1500. Chi si limita a studiare, a trattare gli effetti della malattia, sono come persone che si immaginano di poter mandare in inverno spazzando la neve sulla soglia della loro porta. Non è la neve che causa l'inverno, ma l'inverno che causa la neve. Non è il sintomo che mi fa venire la malattia. Oggi ci siamo accaniti con la medicina allopatica a curare i sintomi. Mi sta anche bene, per il dottore Torrisi, in alcuni casi, quando la persona non vuole cambiare l'alimentazione, non vuole fare nulla e vuole tutto facile, purtroppo dobbiamo fare medicina sintomatica, oppure quando c'è una fase acuta e c'è un rischio di vita, ben venga il cortisone, quando c'è una setticemia in corso, ben venga un antibiotico o un infarto, ben venga un vaso dilatatore, un nitroderivato. Però questo è un documento che adesso leggo, che io non sapevo esistesse, mi fu regalato da un avvocato di Milano, l'Ordine dei Medici, l'Ordine dei Farmacisti, l'Istituto Superiore di Sanità, l'Agenzia Italiana del Farmaco. L'articolo 10 della Carta del Farmaco dice che il farmaco non ha mai lo scopo di sostituirsi a corrette abitudini di vita. Non ha senso ricorrere ad un farmaco se non cambi stile di vita e non cambi alimentazione e non fai movimento. Ma questa oggi è una barzelletta, perché nessuno cambia alimentazione, perché nessuno si preoccupa della propria salute. Ci hanno abituato a ragionare così, tutto e subito. È sbagliato pensare che esiste sempre un farmaco adatto a risolvere i nostri problemi di salute, dice l'articolo 10, e addirittura qua c'è una barzelletta: un professionista sanitario deve fornire anche consigli e indicazioni alimentari miranti al recupero, al mantenimento dello stato di salute. Ma se non ce la fanno a studiare la nutrizione per una sola ora all'università, come dovremmo fare noi sanitari ad aiutare una persona che si ammala perché mangia in maniera scorretta?
Probabilmente ha ragione Giuseppe De Pace, è un medico, adesso è nata un'associazione nazionale di medici chiamati di frontiera che si stanno ribellando a questo sistema. Come dice lui, siamo bloggiati fin dall'inizio, non ci viene insegnata praticamente il perché una persona si ammala, ci insegnano soltanto a prescrivere i farmaci, non conosciamo l'origine delle malattie. Questa denuncia l'ha fatta anche un medico americano che dice: il problema con i medici inizia dal giorno in cui andiamo all'università. L'intero sistema è finanziato dall'industria farmaceutica. L'industria farmaceutica compra le menti delle persone dal primo giorno in cui si entra all'università. Anche la mia mente era stata comprata. E spesso il dottore Dottisi fa: Riccardo, non te la prendere con gli altri. Tu ci hai impiegato 10 anni, 15 anni per aprire la mente. È vero, perché io fino al 2010, fino a quando non avevo studiato nutrizione clinica, anch'io mi comportavo con il medico che fa medicina autopatica. Usavo il prodotto naturale, il rimedio naturale per bloccare un sintomo, e spesso con il dottore Torrisi ci scontravamo e mi diceva: finisce di fare. Poi io contento tornavo a casa: ho fatto il protocollo per questa malattia, perché all'università è quello che avevo insegnato. Pensate, nel mio computer ci sono 1000 schemi di 1000 sintomi. Io fino al 2010 sapevo fare quello. Questa diapositiva mi è stata chiesta da un medico che è conosciuto in tutta Europa, è stato lui a San Raffaele, è stato a Londra, a Parigi. Io spesso quando faccio le diapositive li faccio vedere ai medici, li mando in giro per l'Italia per sapere, e lui mi ha detto: Riccardo, è bella la sequenza delle diapositive, ma non è scritto cosa significa farmaco, in greco significa veleno. Considerando l'etimologia, abusarne o l'utilizzo improprio significa avvelenarsi. Tra parentesi, quando prendiamo un farmaco, ricordatevi che abbiamo tre problemi: tachifilassi, man mano che me lo prendo non funziona più. Malattia iatrogena causata dal farmaco, effetto rebound, cioè quando lo stacco sto peggio di prima. Quindi già solo per questo dovremmo riflettere se forse non sia meglio cambiare veramente stile di vita, modo di vivere. Tra poco lascerò la parola a Stefano Zito. Questo è il rapporto Osment del 2013. La regione Sicilia sembra che siamo ai primi posti a livello nazionale. A Catania da recente sono state fatte delle inchieste dalla Finanza, anche dall'ASL, su abusi di prescrizione. Abbiamo 937 medici che sono in questo momento sotto controllo, non sono indagati, è una cosa diversa, per farmaci per l'osteoporosi. Si sono anche ribellati, hanno cercato di contattare il prefetto, perché per loro è stata un'attentata alla salute il fatto che hanno detto che hanno prescritto farmaci per l'osteoporosi, che abbiamo un dentista. L'altra volta, parlando con il cognato del dentista, mi disse: io se non mi fanno il CTX, mi fanno controlli, mi fanno in bocca, non gliene metto, perché purtroppo i farmaci per l'osteoporosi, bloccando gli osteoplasti, se non ricordo male, creano problemi con gli osteociti, anche alla rigenerazione dell'osso. Questo glielo ho fregato a Stefano Zito dalla sua bacheca su Facebook. Io non sapevo che in Sicilia spendiamo 10 milioni di euro nella sanità. Miliardi. 10 miliardi di euro. Ora sono 9,6, stiamo risparmiando. E Stefano Zito l'altro giorno ha pubblicato questa cosa qui: 834 milioni di euro, dovrebbe aggiungere 600 milioni di euro, che cifre, cioè io non sapevo, vi confesso, che in Sicilia si spende così tanto per la sanità. Poi ho contattato Paolo Guarnaccio, che no, in effetti era 10 miliardi, perché poi l'ho corretto io, perché mi sembravano, vi confesso, e quando Paolo Guarnaccio mi dice che spendiamo 10 miliardi di euro, l'ho corretto, 10 milioni. Invece spendiamo 10 miliardi di euro. 9 miliardi e 3. 9 miliardi e 7. Questo è Stefano Zito, io lo ringrazio stasera per essere venuto qui con noi, per me è un grande piacere averlo qui stasera, perché sicuramente ci porterà una testimonianza, perché lui lavora proprio lì all'ARS. E poi tra poco vi parlo dell'intestino. Adesso che c'è Stefano Zito ne approfitto e mi piacerebbe sapere qualcosa della sua esperienza. Sono un anno da un anno che sei in commissione, no, un po' di anni, più. Due anni e mezzo. Ti ringrazio per essere venuto. Vi presento l'onorevole Stefano Zito. La sanità costa 9 miliardi e 3, ora però scenderà ulteriormente perché ci sono stati tagli su tagli, perché poi la sanità si sente dire solo di tagli. Non si vuole investire sulla buona sanità. C'è anche da dire che bisognerebbe rieducare i cittadini in generale, perché certe volte anche la persona che cerca il medico che ti prescrive il farmaco perché pensa che quella è l'unica soluzione. Io sono diventato papà da poco, quando sono andato a prenotare a prendere il pediatra di famiglia, sono andato a chiedere ad amici e dire: chi è quello tra quelli di Siracusa che prescrive di meno?
Allora mi sono stati fatti una serie di nomi e poi sono andato lì. Quello che era libero di questi che prescrivono di me l'ho preso. Perché il farmaco non può essere la soluzione, perché poi si viene a creare un altro effetto. Batteri, virus, nel momento in cui vengono bombardati da farmaci che sono inopportuni, creiamo quelle che si chiamano farmacoresistenze. Cioè nel senso, creiamo noi stessi virus o batteri più forti che poi, diciamo, a sconfiggerli viene sempre più difficile perché li stiamo creando noi. C'è anche un'altra problematica, spesso ci curiamo noi, cioè andiamo in farmacia e ci andiamo a prendere dei farmaci. Alcune volte i medici sono di famiglia, le guardie mediche in generale sono oberati, sono pieni di burocrazia ormai, una cosa spaventosa. E può capitare anche che non ti visitano, ti fanno le manovre, cercano di capire qual è effettivamente il problema. Arrivi là, ti siedi, cosa c'è? Mal di gola, va bene, antibiotico. Ma se invece di essere un mal di gola dovuto a un colpo d'aria è un mal di gola dovuto al reflusso gastrico, allora noi stiamo curando una cosa sbagliata, dopo un tot giorni continuiamo ad avere il problema e quindi ritorniamo dal medico, altro farmaco, ma intanto quel batterio, quel virus che possibilmente ti stava generando o chissà che, o lo rendi più forte o appunto stai sfasciando un'altra cosa, come dicevo, perché stai avvelenando. Invece una curiosità, so che tu hai fatto degli accessi agli atti, alle ASL. Sì, sì. Cosa è successo? Io ne ho fatte tantissime, però ho fatto accesso agli atti anche sulle prescrizioni dei medici, sia sulle le prescrizioni dei pediatri che dei medici. Allora, diciamo, il rapporto non regge perché i medici di famiglia prescrivono molto di più perché hanno un bacino di comunque sia di utenza molto più ampio rispetto ai pediatri. Comunque c'era gente a Palermo, ad esempio, singoli medici che prescrivevano fino a 2 milioni, 1 milione e 8 di farmaci l'anno, quindi pensate un po' quanto si prescrive. Certe volte, secondo me, anche per superficie. Ma le hanno risposto tutte oppure ho saputo che qualcuno... No, diciamo, non è così facile. La sanità, avere informazioni alla sanità non è mai semplice, anzi ci sono sempre problemi ad avere dati. Io ho fatto anche richieste accesse agli atti su farmaci che sono coperti da brand, che sono coperti da brevetto, ad esempio qua a Catania, perché la centrale degli acquisti è localizzata all'ASP di Catania. Ci sono farmaci che, essendo coperti dal brevetto, costano un sacco di soldi. Poi, passati un tot di anni, questi farmaci vanno a gara, nel giro di 30 giorni dovrebbero andare a gara e quindi il prezzo dovrebbe diminuire. Cioè, parliamo di farmaci che prima costano 1000 euro e poi la gara viene vinta 8,85 euro a flacone. Cioè, lo stesso farmaco dal momento in cui scade il brevetto meno, perché paghiamo... diciamo la proprietà intellettuale alla casa farmaceutica. Il problema è che poi nascono sempre nuove molecole che forse si differiscono anche di poco dalle precedenti e quindi forse non c'è un vero risultato per il paziente. Sui controlli alla finanza tu sai qualcosa per quanto riguarda i farmaci? Quelli che sono stati qua, oddio, sono indagati 937 osteoporosi. Alcuni di questi effettivamente è un numero esagerato perché sono indagati per 40 euro, hanno sforato per 40 euro, 60 euro nel giro di 5 anni, perché l'indagine mi pare che è sugli ultimi 5 anni, quindi effettivamente sono molti di meno. Il problema è andare a prendere tutta la parte alta per capire perché c'è stata questa iperprescrizione, perché penso che un po' si sgonferà tutto, perché tutto parte dalla nota 79 del Ministero, dove loro dovrebbero eseguire prima degli determinati esami per poi prescrivere questi farmaci. Però ci sono alcune volte che si devono prescrivere senza bisogno di fare gli esami, quindi qua poi gli avvocati saranno bravissimi, quindi questa cosa sì. Il problema in generale sulla prescrizione dei farmaci, che sta diventando veramente una cosa eccessiva, infatti la spesa farmaceutica è sempre una delle più alte, considerate che del bilancio regionale è circa il 22% della spesa sanitaria, quindi 1,8 miliardi di spesa farmaceutica, che non è poco. E in più sicuramente c'è stato, ora non so se continua a esserci perché c'è la dematerializzata, un business per quanto riguarda le ricette, rubavano ricette con fustelle attaccate ad esempio per commercializzare,
a Siracusa nel 2011 furono rubate ricette con fustello attaccato per un ammontare di 1.470.000 euro. Ci furono anche altri, ogni 6 mesi all'incirca avvenivano questi furti, perché staccando la fustella e riattaccandola in un'altra ricetta poteva essere di nuovo ripagata dalla sanità. E capite che non è chi ruba le arance che fa furti del genere, parliamo di un livello ben più alto. Quindi è da attenzionare in generale questo discorso. Poi sull'alimentazione hai perfettamente ragione. Ma si è fatto qualcosa a livello regionale? C'è un Purtroppo programma? No, allora io ho chiesto all'assessorato dei dati per quanto riguarda sia l'alimentazione che l'attività sportiva, che se poi mi ricordo ti faccio avere. Perché so che la Regione Sicilia aveva finanziato un progetto che si chiama FED, Formazione Educazione alla Dieta Mediterranea. Poi tramite questo FED ho saputo che sulle madonie, perché io sono amico di Giuseppe Carrubba che è il presidente di IDIMED, si risparmiano circa 2 milioni di euro e non andava bene. Allora, questo progetto fu ridimensionato. Allora, ci sono la gran parte dei progetti, compreso questo, sono finanziati con PSN, che sono praticamente fondi nazionali che derivano a sua volta da fondi europei. Quindi hanno una durata nel tempo, 2 anni, 3 anni, poi vanno. Ma anche lì non siamo neanche tanto bravi, perché io ho chiesto a vari ASP e ci sono ASP che non hanno speso, tipo quella di Siracusa hanno speso 3 milioni e 8 sull'ammontare di quello che gli veniva dato. Quindi possibilmente questi progetti, anzi che poi è partito, dovresti reputarti Giuseppe Carrubba, ti avevo messo in contatto. Fortunato, perché certe volte non si riescono neanche a comprendere. Ci sono 2 milioni di euro per quanto riguarda la gestione degli immigrati, che è un tema molto interessante per quanto riguarda più che altro il primo approccio quando scendono dai barconi, perché portano. Allora, non si deve fare un ragionamento razzista, assolutamente, però dobbiamo immaginare che ci sono delle malattie che noi avevamo, i nostri nonni avevano, vedi tubercolosi, perché i nostri medici alcune volte non riconoscono più, perché si sono disabituati a riconoscere la malattia. E questa è una delle tante. E quindi c'è bisogno un attimino di monitorare meglio questa situazione, perché ti può sfuggire quella persona che può contagiare, se ovviamente la tubercolosi informativa, perché se solo l'antitubercolina, per capirsi la mantù, che è positiva, non è detto che sia informativa, quindi là non ci dobbiamo andare. Quindi c'è anche questo allarme. No, ci vuole più attenzione, perché quando arriva un flusso di immigrati che è incontrollabile, parliamoci chiaro, perché ormai è diventato veramente qualcosa di veramente grande, ci vuole sicuramente più attenzione. L'organizzazione sanitaria è fatta, secondo me, male, perché teoricamente il primo controllo dovrebbe essere fatto da un organo che si chiama USMAF, che è quello che dovrebbe controllare direttamente nelle navi, ma questo praticamente non avviene, e avviene direttamente già nelle coste. E poi dovrebbe avere un ulteriore controllo da parte dell'ASP, quindi un doppio controllo, quindi ergo doppio costo. E dopodiché, teoricamente, alcuni di questi dovrebbero essere messi in quarantena, ma poi vengono spostati in centri di accoglienza, spesso sono tutti assieme. Cioè, l'organizzazione è dovuta anche alla disorganizzazione, è dovuta anche forse appunto all'eccessivo numero, la fa da padrone. Il problema è che poi ci sono appunto queste malattie che possono sfuggire e possono creare problematiche grosse, perché non riconosciute. Ci dobbiamo un po' rieducare tutti. Pensi il futuro della sanità siciliana quale potrebbe essere? Perché so che sono fatto anche un mutuo da Crocetta sulla allora, sanità. A parte il fallimento. Perché il mutuo è stato fatto o no? Allora, i mutui sono stati fatti due per un ammontare di 2 miliardi 770 milioni di euro. Che pagheremo noi siciliani. Di cui praticamente 1 miliardo per i debiti della sanità. E quei dati che prima avevi mostrato tu, non so se si vedono, no? Teoricamente noi ne... No, questo di l'altro? No, più avanti. Ecco, praticamente nel documento di programmazione economica e finanziaria, che è un documento propedeutico per poi fare il bilancio, quindi non è niente che mi sono inventato io, c'è scritto che lo Stato ad esempio ci deve 834 milioni di euro di arretrati per la sanità e 600 milioni di euro l'anno di spese di compartecipazione sanitaria. Per capire meglio, nel 2006, finanziaria 2007, ma la finanziaria 2007 si fa per l'anno 2007,
si fa nel 2006, ma si chiama finanziaria 2006. Lo Stato ci disse: guardate, voi la spesa sanitaria, quei 10 miliardi di euro, è il 51% attualmente viene pagata dallo Stato e il 49% dalla Regione, è una compartecipazione. Nel 2006 era 42% e 58%. Lo Stato disse: no, voi ce la potete fare, facciamo 49-51. Ovviamente, se parliamo di miliardi, quel 7% ci costa 600 milioni di euro l'anno. È una cosa provvisoria, doveva durare fino al 2009. Benissimo, ancora tuttora è così. E poi purtroppo sono costretti il governo poi a fare le elemosine, vedete poi il paradosso, andare da Renzi per chiedere i soldi per chiudere il bilancio, invece poi siamo combinati così. Tutti questi soldi ci permetterebbero di mettere in sesto un po' la sanità dal livello strutturale, quindi ospedali che sono fatiscenti, a organizzazione e investimenti su temi importanti, la salute e l'alimentazione, ma anche la medicina e lo sport, e lo sport in generale non scorderei, perché è sempre qualcosa di collegato e importante oltre all'alimentazione, ricordiamoci, cioè, l'attività fisica è importantissima. E poi si vantavano del fatto che stavano sbloccando i concorsi. Se si vuole fare buona sanità, non so di quanti di voi sono medici qua dentro, spesso si parla del rispetto dei LEA, che sono i livelli essenziali di assistenza. LEA taglia la sanità, non vanno d'accordo, perché o tu garantisci una buona prestazione o garantisci i livelli essenziali di assistenza. Le due cose, cioè, ci vogliono investimenti nella sanità serie, soprattutto sulla vera prevenzione, perché già la prevenzione non è io mi vado a fare la lastra, me la faccio subito, mi faccio l'attacco subito, quella già siamo arrivati a una fase successiva. La vera prevenzione già è una buona alimentazione, quello che molti purtroppo non capiscono. Anche se in Sicilia si dice che c'è un aumento del 17% del consumo di alimenti biologici. Quindi sì, sembrerebbe che c'è un'inversione. Sì, e infatti anche lì c'è da considerare che ci sono anche le mafie che hanno capito questa cosa e stanno cominciando a investire anche dall'altra parte, perché poi c'è la contromossa subito e quindi molti prodotti italiani, soprattutto di buona qualità, vengono taroccati. Dobbiamo cominciare a ritornare a una cultura diversa dell'alimentazione, a stare attenti a quello che mangiamo, a goderci anche quello che mangiamo, nel senso che siamo una società che viaggia a 100 km all'ora. Ve lo dice uno che spesso è costretto a prendersi una cosa al volo al bar perché non c'è il tempo di fare niente. Invece dobbiamo trovare il tempo per poter cucinare cose sane, saperle cucinare ed evitare cibi, soprattutto questi del last minute, che poi portano più problemi. Ad incrementare la spesa sanitaria, a fare debiti. Ma vi voglio tediare più e più. Io ti ringrazio. Io avevo preparato un video prima di far parlare lui, comunque ce lo vediamo dopo, anche perché altrimenti ci potremmo annoiare. Questo è un video che mi fa parecchio ridere, però scherzando, questo signore dice la verità. Parlo col Movimento 5 Stelle. Ma com'è possibile? Perciò noi ci mettiamo un sacco di tempo per fare crollare il pilone della Palermo-Catania e voi in meno di 2 mesi costruite la scorciatoia? Ma siete pazzi, siete! Perciò noi ci volevamo assicurare il lavoro per 30-40 anni tranquilli e voi fate la scorciatoia? Ma siete pazzi! Come? Avete rispettato i tempi? Ma quale tempi? Ma voi lo sapete quanto? Non ci avete fatto organizzare, non ci siamo potuti organizzare per fare nulla, cioè non abbiamo potuto nominare il progettista raccomandato. Ma perché voi lo sapete quanti progettisti raccomandati ci sono qua piedi? Non abbiamo potuto telefonare nemmeno alla mafia. E voi lo sapete quanto tempo ci vuole per telefonare alla mafia, che sono tutti latitanti, e per recuperare un numero di telefono passa un sacco di tempo. Non abbiamo potuto truccare gli appalti, non abbiamo potuto pagare le tangenti. Avevamo comprato un sacco di buste per le tangenti, ora con tutte queste buste noi che facciamo? Le ricicliamo per gli auguri di Natale? Che dobbiamo fare? Non abbiamo potuto fare niente, non abbiamo avuto il tempo di fare niente, non abbiamo potuto nominare una cricca, una loggia massonica. Come si fa a fare un lavoro pubblico senza avere fatto una loggia massonica prima? Ma ci vogliamo fare ridere in faccia da tutti gli italiani? Ma insomma, come? L'impresa ha rispettato il preventivo?
Perché è un'impresa seria, un'impresa che rispetta il preventivo? Dalle nostre parti, qua in Sicilia, il preventivo è un modo di dire. Cioè, quanto costa questa cosa? Circa 10 euro. Tu non devi guardare i 10 euro, devi guardare il circa. Quando si è rotto il marciapiede sotto casa mia, il preventivo era di circa 1000 euro. Alla fine è costato 4 milioni di euro. E così si fa. Ma che come? Avete accorciato i tempi di percorrenza per arrivare in autostrada? Ma che discorso è? Scusa, vuol dire uno arrivava da Palermo a Catania comodamente in 6-7 ore, si godeva il paesaggio, incrementava il turismo, poi con tutte le code si andava pure piano e si evitavano gli incidenti stradali. Ma che è il modo di ragionare questo qua? Vi dovreste vergognare, infatti io dalla vostra scorciatoia non ci passerò. Piuttosto mi costruisco una scorciatoia mia abusiva. Sì. Perché tanto la sanatoria in Sicilia è come la morte, prima o poi arriva per tutti.